chi è? Mi sente, signor Yuri? Sono di nuovo io. No, hai di nuovo tu. Mia, non ti no, tu è la tua amica quella che beve il caffè che dopo è arrabbiata. No, che palle. Ah. Come? Tu, di nuovo tu, come diceva Battisti, che ha fatto anche la canzone. Poi gliel'ha copiata anche uno in spagnolo, ma non... Sì, sarebbe di Battisti la canzone comunque. Hai capito? Io adesso ce la vedo la frase, non la canzone di Battisti. Ah, ma te conosci Battisti? Chi è? Ah, ma te sei italiana? Non lo conosco, no. Ah, perché vedo che è un numero più 44, cos'è, dall'Inghilterra? Racconta, racconta. Ti sto chiamando da Londra. Ah, e fin qua? Sì. Perché i londinesi non vogliono che li chiami? Hanno bevuto troppo caffè anche loro? No. Ma gentilissimo, chi? Mi sente? Poco, perché ormai sono vecchio, perché non funziona a volte... più, non funziona più niente, non funziona l'udito, non funziona il pisellino, non funziona lo stomaco, non funziona più niente qua ormai, è una roba incredibile, è l'età, è così, eh? Ah, se sei ben mantenuto può funzionare finché sei vivo, no? Ah, oh. dimmi, raccontami. Come ti stavo dicendo, mi occupo per riguardo investimenti online. Ma no, ma quello è noioso, raccontami qualcos'altro. Cioè, tipo, non so, se la regina è morta, se deve morire, perché mi dicono sempre che deve morire ma è ancora viva. E dopo... Ah, Yuri, io infatti non ti ho chiamato per dire queste cose, oppure per fare una chiacchierata al telefono con una persona sconosciuta. Perché sconosciuta? Però ho chiamato, mi sente? Un po'. Sì, mi sente? Come prima, più di prima, però non ti amerò. Cioè, che questa era una canzone che diceva, per citare un po'. Ah, così dice? Non ti sento. Ma come mi puoi amare? Non mi conosci. Chi è? De nuovo tu? Ma non dovevamo non sentirci più, diceva Battisti. Che poi, ripeto, gliel'han copiata in spagnolo, però non mi ricordo mica chi. Bisognerebbe vedere. Non lo so. Ai, che mal di schiena. Cosa sai allora? Poveri vecchi. No, io aspettavo che mi raccontavi di Kate e Leopold là, cosa sono, quelli là dei gossip, chi sono, quelli là che vanno di moda adesso. Che mi racconti un po' le news dell'Inghilterra, mi chiami all'Inghilterra, non mi racconti niente, mi parli del trading online che non capisco. Dai, anche te. Allora, gentilissimo. Io non sono qua per scherzare, chiacchierare. Io non sono qua per fare il trading online. Cioè, è finita una storia così ancora prima di nascere. È incredibile. Che storia? Boh. Quando è iniziata la nostra storia, scusami, che ha finito? Ah, no, era l'altra, quella del foraggio. Ah, chi è questa? Quella del foraggio, quella del forex. Il foraggio? Sì, forex. Ok, Yuri. No, ma raccontami un po', ormai mi hai chiamato, no? Non ho capito, fai come la tua collega, quella che beve il caffè che si arrabbia. Se parlare per riguardo il trading, parliamo. No. Se vuoi chiacchierare, perché le cose che a me non mi interessano... Come? Non ti interessa di Kate e Leopold? Cioè, sei lì in Inghilterra, deve interessarti. Gli interessa agli italiani qua che comprano Donna Moderna e tutte quelle riviste lì? Hai capito? Perché... Che c'è il figlio della regina, no? Che tipo è andato via con... Che adesso ho appena bevuto il caffè, non riesco a stare tranquillo. Cioè, perché c'è proprio la caffeina che va a intaccare il sistema nervoso centrale. Prendi un po' camomilla e sono sicura che stai tranquillo poi. Che poi dentro al caffè gli ho messo anche un po' di metanfetamina e quindi adesso è un po' tutto così. Io non capisco. In più c'è anche l'età, c'è la sciatica, che non è quella cosa di uno che va a sciare, è un'altra cosa. Cioè, oppure ce l'ha anche chi va a sciare, però sì, non è quella, insomma. Dopo, ma sì, ti traduco, perché magari te sei in Inghilterra, parli male l'italiano, allora ti traduco bene la sciatica, no? Hai capito? Però non arrabbiarti, sennò significa che hai bevuto tanto caffè. Con delle persone sconosciute che non li conosco. Ma la tua amica si è arrabbiata, però una persona quella no, là del ma tipo... lei la conosce molto bene la persona. Io non sono qua per presentare la mia amica. Ma se dopo mi conosci, io dopo ti arrabbi qua
Hai detto con gli sconosciuti non ti arrabbi, quindi con i conosciuti sì. Quindi se dopo ci conosciamo, dopo ti Certo. arrabbi. Eh no, io ho paura. Certo, No, paura, paura. Dimmi, dimmi, raccontami. io ti ho chiamato per raccontare e per spiegarti i servizi della società che io rappresento. No, 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 Però no. te vuoi che io ti racconto qualche favola? Io non so Sì. favole. No. Perché? Favole io non li so. E Non so favole neanche i gossip? io. Sì. Il gossip è interessante. Yuri, io già capisco che te vuoi farmi arrabbiare, Sì, ma prima devi però non prendere il te lo caffè. faccio questo favore. Ah, allora mi passi la tua Capito? amica, quella arrabbiata, la tua collega? Ma noi non abbiamo tempo da passare con delle persone che non hanno niente a che fare, solamente a chiacchierare al telefono, Ma va, capito? Noi vogliamo persone serie. è da 8 minuti e 10 secondi che Persone sei al serie. telefono. Come non hai tempo? È da 8 Come? minuti che sei al telefono. È il record di Capisco telefonata. Ma no, ma neanche col mio assolutamente, pusher. non Quando lo capisco chiamo? dove Lo vuoi chiamo? uscire tu, Ma lo no, capisco? io chiamo il mio pusher, gli dico 10 grammi di ganza e butto giù. Cioè, vedi una telefonata a 3 secondi? E qua 8 minuti e 36, è pazzesco, hai capito? Perché te mi hai detto delle cose inutili che non mi interessano né a me né a te, Eh no, capito? ma sì, una mi chiama l'Inghilterra, deve raccontarmi le cose dell'Inghilterra, non ho capito. Capito, gentilissimo. Io ti lascio tranquillo. Bevo un altro caffè. Sì, questo ti volevo dire. Con la Anche metanfetamina. un'altra cosa puoi bevere. Anche un'altra cosa puoi bevere se vuoi, così ti Bere? senti meglio ancora. E ti lascio tranquillo, ciao. Va buono. No, ho buttato giù. Più che altro ste robe servono per farti mettere in blacklist, se no continuano a chiamarti 50.000 volte, hai capito? Se tu gli fai perdere tempo a sta gente, loro ti segnano come rompicazzo, inconcludente e basta. Ciao Italia. Eccolo! Vai, signori!